Bloccati per otto giorni i lavori avviati dalla Wind in via Fontanelle di Padula Scalo per l'installazione di un'antenna telefonica. Contemporaneamente è stato sospeso il presidio dei cittadini contrari all'attivazione dell'impianto, ritenendolo dannoso per la salute pubblica perché sorgerebbe vicino a diverse abitazioni. I lavori sono stati sospesi perché il Comune ha proposto alla società di telecomunicazione di realizzare il suo progetto in un altro sito lontano dal centro abitato e di proprietà dell'ente locale. Il sindaco Paolo Imparato si è anche impegnato a trovare entro otto giorni la soluzione idonea per permettere alla stessa società di ottenere in tempi brevissimi le autorizzazioni necessarie per la delocalizzazione. Una proposta che ha convinto la Wind a rivedere la sua posizione, perché la sua intenzione invece era quella di installare l'impianto in via Fontanelle fino a quando non avrebbe ottenuto i permessi per trasferirlo sul sito individuato dal comune. Mentre l'amministrazione Imparato per evitare reazione di proteste da parte dei cittadini, è convinta che sia meglio collocare l'antenna direttamente sul terreno di proprietà del comune. Per questo si è impegnata a risolvere la questione entro otto giorni. Il sindaco ha già chiesto al prefetto l'istituzione in tempi brevissimi di un tavolo tecnico. Speriamo, dice il primo cittadino, di riuscire in quella sede a trovare una soluzione che consenta alla Wind di poter attivare il suo impianto entro tre mesi nell'area di nostra proprietà. Intanto, aggiunge, siamo riusciti ad ottenere la sospensione dei lavori, ma solo per otto giorni. In via Fontanelle il presidio dei cittadini non c'è più, sono rimasti solo gli striscioni della protesta. Torneranno a sventolare per mano dei residenti se tornerà in azione l'escavatore.